La sicurezza non è mai una certezza. Neanche nei porti più attrezzati del mondo. Perché la sicurezza dipende da molte variabili, spesso imponderabili e imprevedibili. R come rischio. M come meteo avverso. G come gigantismo navale. S come spazi ristretti. I come infrastrutture complesse. D come difficoltà di manovra. T come traffico intenso. E come emergenze improvvise. C come coordinamento con diverse squadre, corpi e servizi tecnico-nautici. V come vite umane da salvare. La sicurezza in porto e in mare non è mai una certezza, ma una missione che gli ormeggiatori svolgono ogni giorno, 24 ore su 24. ...365 giorni all'anno, in tutti i porti italiani. Sotto la supervisione dell'autorità marittima e in coordinamento con piloti e rimorchiatori. La funzione degli ormeggiatori è prevenire i rischi. Forte e chiaro. Perché prima di tutto le persone, le infrastrutture, le merci e le navi hanno un valore. Un valore che si misura solo quando si verifica un incidente grave e a posteriori. Ma quanto vale la sicurezza in porto? Un valore che non è solo economico, ma che è soprattutto pubblico e sociale. Come il ruolo degli ormeggiatori. Un ruolo pubblico sancito dalla legge. Un'attività che è il plusvalore dei porti. Angopi. Il valore della sicurezza.